Il gruppo Barilla è un gruppo familiare, fondato nel 1877, quindi ha più di 140 anni, ed è oggi gestito dalla quarta generazione. Ogni generazione ha portato qualche cosa di più allo sviluppo del gruppo, quindi partendo da una dimensione cittadina su Parma, dove ancora c'è l'headquarter della società, si sono gradualmente espansi fino a diventare oggi un gruppo multinazionale che è presente in 120 paesi come business, e abbiamo oggi 30 fabbriche nei differenti paesi, nei differenti continenti. La Francia per noi è un paese molto importante perché è il secondo paese per dimensione del business e anche il secondo paese dopo l'Italia per dimensione industriale. Abbiamo 5 fabbriche. Anche se è molto conosciuto per la parte pasta e sughi, quindi Barilla fa la metà del suo fatturato con prodotti da forno. In particolare in Francia abbiamo il marchio Harris, che è un'istituzione nel pane morbido e la viennoiserie. Barilla è presente in Francia dagli anni 70 con l'esportazione di pasta e sughi fondamentalmente. Il totale del fatturato è circa 500 milioni all'anno e abbiamo 1500 dipendenti, di cui 1300 lavorano nelle fabbriche. Le fabbriche, anche per la caratteristica del prodotto, sono diffuse sul territorio per mantenere la freschezza del prodotto, un prodotto che è considerato fresco e quindi la distribuzione, la velocità della distribuzione è molto importante. E la Francia è un paese in cui è facile fare industria, nel senso che c'è un tessuto industriale esistente molto forte. Noi abbiamo, dall'acquisizione praticamente della società Harris, abbiamo investito quasi 200 milioni a oggi, con un'intensificazione negli ultimi 3 anni che ha portato a un investimento straordinario di più di 80 milioni, anche tramite Business France, chiaramente, che è stato un partner importante. Abbiamo avuto un appoggio dall'amministrazione interessante per quanto riguarda sia l'accompagnamento amministrativo di quanto occorreva per portare a termine gli investimenti, che anche per la formazione delle persone abbiamo avuto interventi decisamente efficaci. L'obiettivo, soprattutto in un mercato così importante per il gruppo, è quello di continuare ad espandere, di continuare a crescere, e quindi abbiamo interesse a investire sia nell'efficienza del nostro processo per essere sempre al massimo della competizione, e sia anche nella capacità, perché se le cose vanno come vogliamo che vadano, veramente hanno bisogno di altre capacità, e questo faremo nei prossimi anni.